Educazione a 360 gradi, perché? Perché prima ancora di parlare di scuola, e parleremo di scuola, ma prima voglio parlare del senso dell'educazione, cioè cosa significa educare. Diamo per scontato, come società, viene dato per scontato che un essere umano si possa incarnare e sapere come funziona il suo apparato psicofisico. Cioè tu ti ritrovi una mente ed è normale che se sei un essere umano tu sappia usare la tua mente. Ti ritrovi a provare delle emozioni ed è normale che tu gestisca le tue emozioni. Lo stesso per il corpo. Forse sul corpo qualcuno si rende conto che non siamo in grado di gestire il corpo. Ma riguardo alle emozioni e alla mente sembra proprio non interessare a nessuno. Per cui la scuola è divenuta una dispensatrice di nozioni che vengono inserite all'interno di un mezzo, che è la mente, ma non ti dà gli strumenti per utilizzare quello stesso mezzo dove vengono inserite queste informazioni. Quindi tu ti ritrovi con un apparato psicofisico che letteralmente non sai come funziona, cioè non c'è il libretto delle istruzioni, è di questo che avremo bisogno. E l'educazione non c'entra nulla con l'insegnare, cioè col segnare le persone con delle nozioni, riempirle di nozioni, o imparare a far di conto, imparare a leggere, le cose che si imparano da piccole, ma con l'educare gli strumenti che ci sono stati messi a disposizione dalla natura. Cominciare a prendere atto che innanzitutto io sono qualcosa di diverso dall'apparato psicofisico, ed essendo qualcosa di diverso ho il potere di educare quell'apparato psicofisico. Mentre adesso un bambino va a scuola, gli insegnano quali sono le date delle conquiste di Napoleone, ma non gli insegnano come fare a gestire le sue emozioni. Non gli insegnano nulla riguardo il suo apparato mentale, come può funzionare. Non gli insegnano, per esempio, una cosa essenziale, che l'apparato mentale può essere spento. Io posso ascoltare qualcuno, posso ascoltare il maestro, il professore a scuola e avere la mente spenta. Spenta non vuol dire che sto dormendo o che non è attiva. Spenta vuol dire che è massimamente attiva. Ciò che spengo non è il corpo mentale, che invece è molto attivo. Ciò che spengo è la voce nella testa, che è qualcosa di diverso. Quanto sarebbe proficuo questo per l'insegnamento, cioè per la vera educazione? Secondo me ciò che si può fare di più adesso è all'esterno, perché fra di voi ci sono sia genitori, sia professori, insegnanti, maestri, istruttori di vario tipo. Quindi il mio lavoro consiste in questo, a 360 gradi cercare di divulgare i corsi di risveglio, quindi cercare di portare le persone a entrare sempre di più nell'animo e a gestire sempre di più l'apparato psicofisico, indipendentemente dal fatto che stiamo lavorando all'interno o all'esterno di una scuola. Nella massa, all'interno delle centinaia di persone, ci sono anche i professori, che quindi avranno una maggiore capacità loro stessi di gestire fisico, emozioni e mente, e quindi potranno trasmettere questa cosa anche all'interno della loro classe. Il che non significa che devi per forza parlare di esoterismo, di spiritualità, no, proprio per niente. Primo va l'esempio, perché gli allievi lo sentono se un professore è centrato o meno, lo capiscono se sei uno che con la mente se ne va per i fatti suoi peggio di loro, cioè se non sei neanche all'altezza degli allievi che hai davanti. Quindi prima di tutto l'esempio, se tu sei centrato, se tu hai questa gestione, questo passa e le persone anche inconsciamente ma lo sentono. Se cambia l'educazione, quindi se si fanno corsi di risveglio dedicati a tutti e poi magari in modo particolare anche ai professori e agli insegnanti, quindi cambia l'educazione degli insegnanti, cambia l'educazione degli allievi, crescono bambini diversi, arriveremo a adolescenti di 14-15 anni e adulti che avranno una mentalità diversa. Ma se la società cambia, allora cambia tutto. Ecco perché l'educazione deve essere a 360 gradi e parte dalla base, cioè la base è questa, oggi, qui. La base è quello che voi potete fare quando tornate a casa, perché la società deve essere in grado di accogliere queste persone che a 18 anni sono in grado di entrare nel mondo del lavoro. La scuola le prepara, ma la società le deve accogliere, quindi deve cambiare anche la società. Io non posso avere la laurea e non so cosa significa vivere, cioè che penso che se uno non mi assume è colpa sua e che non c'è qualcosa che non va nel mio modo di pormi.
perché sennò sarò sempre uno schiavo del mondo. Mi deve essere insegnato, sono dei principi di base. Uscire dalla critica e dal giudizio, le persone sono, anche i giovani, infognati dentro la critica e il giudizio verso il mondo, verso la società, e quindi sono sempre vittime. E quindi vai, ti muovi nel mondo da vittima. Qualcuno ti deve dire, guarda, se ti muovi da vittima, troverai sempre dei carnefici. È un mondo che è completamente soggettivo, cioè ognuno di voi vive il suo mondo. Ognuno di voi è dentro la sua sfera di vetro, vede solo ciò che è, e quindi ognuno di noi, di suo figlio, vede solo ciò che è, degli allievi a scuola, vede solo ciò che è. Questo è uno dei principi che deve essere insegnato ai maestri, ai professori. Guardate che vedete agli allievi delle cose che non vanno, che sono vostre. Questo non significa che non li dobbiate riprendere quando sbagliano, eccetera, ma sapendo che comunque è roba vostra, dice uno specchio. Io ho un progetto per il futuro che riguarda proprio alcune scuole, in particolare due scuole che ancora non esistono e che un giorno secondo me saranno scuole ufficiali, magari all'inizio saranno private. Secondo me l'unica soluzione è quella per adesso, creare le scuole private. Due scuole in particolare che sono l'Istituto di Naturopatia e il Liceo per lo Sviluppo Armonico dell'Uomo. Quindi un istituto, quindi tipo un istituto tecnico, quello che sarebbe oggi istituto tecnico, è un liceo, liceo per lo sviluppo armonico dell'uomo. Quindi dopo le medie un ragazzo decide di iscriversi in una di queste due scuole perché ha già intenzione di impostare la sua vita in un certo modo. Il primo progetto che a mio parere deve venire ancora precedente rispetto a queste ipotesi future è un progetto di formazione degli insegnanti. Sarebbe poi un corso di sveglio specifico per insegnanti e quindi cominciare a dare una certificazione di insegnante che ha frequentato un corso di risveglio. Possiamo chiamarlo un corso per lo sviluppo armonico dell'uomo, per utilizzare lo stesso nome del liceo, quindi un insegnante che ha frequentato delle lezioni, che sarebbe poi il nostro corso di risveglio, però integrato con qualche altra materia, che è quello che l'insegnante può frequentare. E ha poi questa certificazione. È stato un piacere, spero di avervi dato degli spunti e siete stati molto attenti, sono contento. Grazie mille.